28. Rientro con vittoria, meglio di così non poteva essere, Stefano. È stata una gara difficile, cioè, per me personalmente diciamo, non sono andato benissimo, però mi aspettavo peggio, cioè, comunque dopo 3 mesi ho ancora da recuperare un po' di fluidità in attacco, sì, poco di sensibilità, diciamo, ho ancora la mano di legno, sì. Però diciamo, ci si lavora. Poi comunque siamo stati la settimana fermi, ne abbiamo risentito, Tavernari che non c'è, loro hanno cambiato allenatore, hanno cambiato modo di giocare, non abbiamo potuto preparare la partita contro perché comunque avevano cambiato schemi e il coach giustamente si è soffermato più sulle individualità loro e sul modo di attaccare nostro, quindi era una partita tosta ed è stata tosta, diciamo è stata una gara intensa, magari poco bella da vedere tatticamente, diciamo, però intensa. Ecco, è una squadra che ha dimostrato nel corso della stagione, anche questa sera, di avere una grande caratteristica, il cuore e la grinta come nessun'altra, perché anche nei momenti di difficoltà, che non sono stati pochi nel corso della stagione, per via degli infortuni, per via soprattutto degli infortuni, però avete saputo sopperirli appunto mettendo in campo anche grinta, carattere, cuore. No, infatti questa è una caratteristica di questo gruppo che comunque sta funzionando, funziona, diciamo, è positiva questa cosa, se riusciamo a superare le mancanze anche importanti, perché diciamo, Tav comunque è una mancanza importante, era un giocatore che comunque gioca 30 minuti a partita, ma cioè, insomma, faceva il suo contributo di punti, dava quel tocco un po' stravagante anche al gioco, no? Quindi siamo riusciti a superare prima la mia mancanza, poi alla sua, diciamo un po' sfortunati, però stringiamo i denti e tiriamo avanti bene per adesso, quindi speriamo di continuare così. Questa è la vittoria, possiamo dirlo, manco mai la quasi matematica certezza dei playoff? Sì, non so, cioè sinceramente guardo alla prossima e a martedì, a lavorare martedì e il resto della settimana, a fare una partita buona domenica e poi tiriamo l'insomma a fine anno. Grazie mille Stefano. Grazie a te. Buona domenica.